Mi scusi, ma almeno ho <ride> preso l'occasione per... Sì, buonasera a tutti, mi colpiscono sempre di sorpresa in qualche, no, in qui, qualche no, modo. No, 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 io. E dunque, per quanto riguarda il, lo sviluppo industriale, la risposta, c'era un'intervista anche oggi sulla Nazione, io eh, non è solo per la verità legato all'industria eh, questo mio viaggio in Cina, ma è legato a tutta una serie di comparti comparto culturale perché eh, abbiamo lavorato con l'Unistrazi o l'Università per stranieri in maniera importante e ovviamente però per eh, aprire eh, per quello che si può fare a livello di ente pubblico eh, degli spazi per quanto riguarda il nostro territorio. Ovviamente eh, alla manifattura che per me eh, rimane, l'ho detto in campagna elettorale e lo è tuttora, un, un elemento fondamentale, credo che l'agroalimentare sia un altro settore che eh, debba essere valorizzato al massimo. È già eh, molto noto e molto conosciuto, ma è necessario assolutamente lavorare su, anche su questo settore. Il mio viaggio a questo senso, sono stato invitato, peraltro, non è, non è stata una mia iniziativa, quindi vorrei anche sottolineare questo aspetto. Perché l'ente pubblico deve anche creare le condizioni, non abbiamo create insieme. Ha bisogno, lo voglio ricordare, un altro imprenditore molto bravo che lavora su Siena. Per quanto riguarda la finanziaria senese di sviluppo non mi sottraggo alla domanda del presidente. Eh, noi ovviamente... È binaria la risposta, è eh... sì o no? No allora, no, allora è binaria. Cambieremo la governance eh, nel momento in cui eh, lo possiamo fare. Per quanto riguarda il concetto, la finanziaria senese ha attraversato un momento abbastanza complicato, devo dire. Bisogna riconoscere che è stato fatto un grosso lavoro di risanamento, perché se no non, non dobbiamo sempre eh, eh, dire che tutte le cose vanno male. Però a questo punto, proprio per la prudenza che è stata utilizzata con questi finanziamenti a oggi credo che bisogna puntare su, su eh, investimenti prudenziali ma più eh, ambiziosi prudenziali ma più ambiziosi. Quindi su questo profilo io sono assolutamente d'accordo. È necessario anche fare degli investimenti, ripeto, sempre con la prudenza. E con, e, e, e con la delicatezza del buon padre di famiglia, ma che ricerchino appunto una qualità e soprattutto una tipologia di industrie che siano eh, più pervasive del territorio e anche un pochino più grandi. Forse a noi questo manca, questo target un po' superiore, secondo me va ricercato anche nel settore manifatturiero. Grazie, grazie, grazie Sindaco. Grazie, grazie Presidente. Tutti. tutti via, siete tutti scappati. Tutti scappati. No, si parla di eccellenze e io. Scusatemi, qui cade. Allora, se si parla di eccellenze, non si può parlare di un nome che a me emoziona. Io non, non mi intendo di macchine. Le macchine, ho ancora la mia da vent'anni, una vecchia macchina, però. Quando si parla di Lamborghini, sinceramente ancora c'è l'emozione vera. Quindi io chiamo sul parco Stefano Domenicali, CEO di Lamborghini. Buonasera, buonasera a tutti. L'ho riconosciuto quando è entrato perché ho visto una Larbonchini pazzesca. Ho fatto beh, l'aspetto, questo è sicuramente Domenicali che arriva. Allora, ehm, quando si parla di manufatti, noi siamo il secondo paese manufatturiero, diciamo, a me piace, lo sappiamo tutti d'Europa, però, eh, però è una cosa bella perché siamo bravi, facciamo delle cose belle e ben fatte. E una cosa fatta bene e fatta in Italia è la Lamborghini. Allora. Ehm, tu, ci diamo del tu, ci diamo del tu, hai fatto veramente un, un ottimo lavoro, sei da due anni, se non sbaglio, i Lamborghini, quanto? No, da di più. Quasi Qua tre, eh, ma tre. non è Quasi io. È... Però il gruppo, però tu in realtà hai fatto una factory nella factory, eh, Sant'Agata Bolognese è diventato veramente, si sì, sappiamo che è la Silicon Valley del, delle, dei motori, delle macchine di eccellenza e tu hai fatto veramente un lavoro e quello che parla da solo sono anche i dati. Se non sbaglio nel 2017 un più 10% e nel 2018 quanto siete? Ma il 18 devo dire ancora meglio perché poi abbiamo introdotto un prodotto nuovo che va a completare il portafoglio di Raccontaci offerte. Raccontaci di queste cose belle, racconta. Ma Parto dal presupposto che, che è stato il, il leitmotiv dell'assemblea della, 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 dell di oggi, dentro o fuori. Il fatto di mettere in opposizione dentro o fuori eh, diciamo ci pone di fronte a una considerazione che io non condivido, nel senso che dentro e fuori. Nella logica di dire noi per rispondere a quello che era la, eh, lo stimolo del mercato, quindi fuori, clienti che girano per il mondo, perché noi poi esportiamo il 98% Quando, dei nostri fatti. prodotti, era capire come portarci dentro le competenze per fare in modo che fuori. Possono apprezzare sempre di più Quello che facciamo E quindi nella logica di dire Il valore del Made in Italy È un valore davvero importante eh, Anche qui nella logica Di pensare a degli azionisti Che non sono nazionali Perché il nostro gruppo Come diciamo tutti possono immaginare Ahimè no posso dirlo ah, Va bene sono, sì, sono eccellenza, gruppo, siete in Italia Il gruppo Volkswagen e Sono un Audi però, però hanno deciso di investire Sistere. in Italia quindi la credibilità del nostro paese passa anche attraverso fatti concreti: che è quello di grandi imprese, grandi gruppi che vedono nella unicità. Del nostro territorio il valore da mantenere su un prodotto che vale è vero, tanto. È vero, un applauso. Posso chiederlo su questa cosa? Perché è vero, l'unicità del nostro territorio e attrarre investimenti secondo me è una cosa fondamentale che anche questo governo dovrebbe fare sempre di più. Ecco perché noi siamo appetibili. continuiamo a parlare di questo. Io cose credo positive. che come sempre eh, parliamo di cose su cui noi abbiamo sviluppato delle, eh, dei valori che sono riconosciuti in tutto il mondo. e, e chi ha la fortuna, come me, di girare il mondo ne apprezza di più rispetto a chi invece vive solo dentro, e quindi tante volte è anche importante come dire, capire quali sono i veri valori, non le solite eh, o banali eh, appellativi che vengono dati al nostro paese. È chiaro che nel mercato del lusso noi abbiamo dei valori che sono riconosciuti da tutti. E quindi pensare nel nostro caso nel mercato del lusso, perché ovviamente parliamo di prodotti che costano tanto, parliamo di un settore come quello dell'automobile e delle super sportive dove il nostro territorio... Nella, noi la chiamiamo la Motor Valley, abbiamo nel giro di pochi chilometri le più grandi eccellenze auto e motociclistiche del mondo. Beh, evidentemente l'associazione tra la tecnologia che si è venuta a creare, la fertilità creativa e la capacità, in ogni modo, che questa è tipica italiana, di reagire agli stimoli che il mondo ti porta, è, credo hanno come dire, sintetizzato nel nostro territorio questo valore che è unico e non a caso quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi anni è quello di come dire, contraddistinguere con la nostra bandiera, con il nostro ticolore, il fatto di essere dei prodotti che vengono prodotti in Italia, a Sant'Agata-Bolognese, ed è lì che abbiamo investito, perché nel giro di due anni abbiamo raddoppiato il sito produttivo è chiaro Lamborghini è un'azienda piccola è un'azienda che produce, produceva eh, fino a poco tempo, pochi anni fa non più di mille macchine l'anno scorso ne abbiamo prodotte 3.800 quest'anno saremo oltre le 5.000 il prossimo anno andremo vicino agli 8.000 abbiamo raddoppiato il sito da 80.000 a 160.000 metri quadrati abbiamo investito quasi un, billion, un miliardo di, 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 di euro tra prodotto, processi investito in oltre 700 persone investito? tanti soldi, Quanto? hai sentito bene, non lo dico perché <ride> mi viene caldo, perché sono <ride> perché tanti soldi, però per altro... soprattutto abbiamo portato 700 persone, ragazzi giovani, la nostra azienda ha un'età media, media di 38 anni, quindi sta cambiando, quindi anche qui, dentro e fuori, quota 100 bellezza... non ci avete nessuno, se quota no, 400 non lo so, ma è un problema che il rapporto 1 a 1 in questo momento non ci tocca. Eh, no, però detto questo, devo dire, la bellezza della sfida che stiamo portando a casa è coinvolgere... Sempre di più delle persone che sanno di avere un senso di appartenenza molto forte eh, su cui costruire il futuro. E devo dire, una delle bellezze della, di quello che stiamo vivendo è legato al fatto che, in ogni modo, l'artigianalità in un processo ipertecnologico ha un grande valore. La manufattura. quanto c'è di artigianale ancora in una macchina? C'è tanto. Nelle nostre vetture c'è ancora tanto, perché al di là dei processi produttivi che sono. Industria 4.0 è roba da ridere. Ma, esatto, e, e, però alla fine in ogni stazione di lavoro ci sono due o tre ragazzi, barra ragazze, che montano le macchine. Ci sono le ragazze o i ragazzi che nella Sellerie... E cuciono e, e ricamano e preparano, stendono le pelli e che quindi danno un valore aggiunto ed è per questo che i clienti vogliono venire a vedere come produciamo le macchine ed è per questo che vogliamo portare a far conoscere quello che facciamo perché questo ha un valore. E quindi su, questo, su questi temi ovviamente stiamo lavorando sul, sul fatto di... Far capire che il brand Lamborghini è un brand che se prima era polarizzante, lo odiavi o lo amavi perché era associato a un certo tipo di posizionamento, adesso è un brand che è giovane, dinamico, sportivo. Ti Posso piace dire anche o non una ti cosa: piace? anche un po' più elegante. Eh, questo credo eh? di sì, questo credo <ride> di sì, nel senso che fa parte un po' dell'evoluzione di quello che deve essere il marchio in una logica di attenzione. E anche di personalizzazione rispetto a quello che fa. Poi, alla fine parliamoci chiaro, sono le persone che ho la propria sensibilità, che dettano una linea in un'azienda o in una definizione di prodotto, cercando di capire quelli che sono gli input che vengono dal mercato. però questo è un progetto, è una, è una sfida che devo dire da italiano mi riempie di orgoglio perché l'italianità è un valore riconosciuto. Noi, ed è questa la bellezza, eh, nel nostro settore veniamo riconosciuti come un'eccellenza italiana insieme ad altri, ci mancherebbe altro. Però stiamo, come dire, vogliamo essere protagonisti di far percepire che in Italia c'è un cuore pulsante, come nel vostro territorio e anche nel nostro, ovviamente, un'Italia che, insomma, ha un biglietto da visita molto importante, molto forte qualsiasi sia l'aspetto politico, però questa e è la verità, è un dato di fatto. io volevo sapere anche questo, cioè quanto vi influenza, se vi influenza, perché voglio dire Lamborghini è unica al mondo e credo che voi abbiate la fila delle persone che vogliono acquistare un nuovo modello, quindi probabilmente poco, ma quanto vi influenza la situazione politica e per esempio se lei si è mai andata a vedere quello che c'è di questa manovra, se vagamente la cosa vi tocca? Ah, è chiaro che qui è un tema, allora, a livello politico io per eh, compliance di, di gruppo non posso esprimermi in qualità di responsabile di un'azienda, però prendo, prendo ovviamente sì, no, i, il tema. No, il io credo che è un problema di, 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 come dire, di responsabilità. Noi nell'ambito di quelle che sono le regole del gioco dobbiamo massimizzare il risultato. Poi nelle, 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 nelle assise eh, opportune... Noi siamo come Lamborghini presenti nella Confindustria Emilia. E è chiaro che dobbiamo sentire la nostra voce insieme agli altri colleghi per dire: attenzione, ci sono dei punti che vale la pena portare, ma in maniera costruttiva. Cioè, quello che io credo sia importante in questa fase, credo imprenditoriale, ma anche politica, è ridare un senso all'approccio costruttivo nella risoluzione dei problemi veri. Basta giusto, proclami, basta giusto, proclami, bisogna giusto. entrare nel dettaglio delle cose. Ci sono delle cose molto semplici che possono essere risolte e bisogna superare queste barriere, che diventano veramente barriere su cui poi, se subentra l'aspetto emotivo, non si va da nessuna parte. E quindi, sotto questo profilo, il mio compito è quello di massimizzare nei confronti di chi eh, rappresento, ovvero i nostri dipendenti e i miei colleghi. Verso gli azionisti il miglior risultato possibile e far presente quali sono vincoli, problemi, lacci e lacciuoli per poter lavorare ancora meglio. Oltre a questo, ovviamente, io ho una dimensione internazionale, nel senso che facendo parte di un gruppo, sono un'antenna per quanto riguarda il mio gruppo per fare o per trasmettere quali sono, come dire, gli elementi eh, politici che hanno un impatto sull'impresa. Però devo dire anche una cosa, io credo che Lamborghini sia stato nel. Pochi anni fa, parlo del 2015, un esempio di come pubblico e privato possono trovare le soluzioni. Perché anche qui eh, nel 2015 fu siglato un accordo con il governo, con la regione, regione Emilia-Romagna, con ovviamente la provincia nostra, per trovare una forma di sviluppo del territorio, portando investimenti dagli nostri azionisti, cercando di defiscalizzare delle attività di ricerca ovviamente okay. nel territorio con dei fatti e quindi sotto questo profilo in meno di due anni abbiamo aperto uno stabilimento nuovo abbiamo fatto le cose che ho provato sinteticamente a dire quindi quello che voglio sì, dire è sì, sì. di scuse per non fare le cose ce ne ce sono ce ne sono tante sempre. troppe forse troppe ed è quello troppe. che sta succedendo c'è bisogno di prendersi le responsabilità di fare le cose sapendo che c'è bisogno dall'altra parte di avere delle persone serie che si prendono degli impegni e che le rispettino perché se no non ci siamo però sotto giusto, questo profilo giusto. la Lamborghini credo ha dimostrato nel suo piccolissimo uh, nel, suo, nel suo piccolo modo di fare impresa di aver rispettato gli impegni e anzi addirittura di aver dato indietro lavoro risultato immagine per, la, per il nostro paese e soprattutto credibilità che in questo momento passa attraverso il lavoro di tutte le persone che tra l'altro sono qui nella nostra sala allora il tempo è poco ma ho tre domande veloci veloci, allora sicuramente una domanda è in Germania abbiamo visto che l'auto insomma sta soffrendo e ha portato anche meno crescita, eh, meno pil e questo potrebbe avere anche problemi e riscontri anche verso l'economia italiana, ecco voglio capire per, per Lamborghini questo cosa vuol dire se vuol dire qualcosa o niente, perché comunque ripeto Beh. Voi siete un'eccellenza. Un dire che non vuol dire nulla sarebbe sbagliato perché eh, eh, anticipare i segnali che il mondo ti lancia eh, bisogna, bisogna assolutamente coglierli. Eh, è chiaro che per quanto ci riguarda noi siamo in un settore di nicchia dove tutto quello che si sta discutendo ha un effetto ritardato ci sono dei, delle macro tendenze nell'ambito del, dello sviluppo del settore automobilistico che stanno attraversando in maniera pesante il settore automobilistico parliamo dell'elettrificazione, parliamo della digitalizzazione parliamo della guida autonoma È che questi... Lei ha detto mai guida autonoma, ho sbaglio, ho letto Beh, Io credo che la guida autonoma per uno che abbia voglia di emozionarsi e di divertirsi eh, con una Lamborghini <ride> bisogna che abbia bevuto eh, del buon vino perché eh, se no c'è qualcosa che tocca quindi... Cioè... Perché ti compri la Lamborghini? Auto elettrica? Auto elettrica non adesso, anche sotto questo profilo eh. potremmo parlarne per tutta la serata. Non eh, so, troppe domande. Eh, io sulla, si parla di io credo che ci siano eh. degli step eh, che devono essere affrontati dall'impresa e dalla pubblica amministrazione per far sì che questo tipo, questo tipo di tecnologia possa essere introdotta a livelli giusti in fasi giuste con strumenti giusti ma parlare di questo tema solamente parlando di macchine è sbagliato perché ci sono settori tanti altri settori che hanno un'incidenza molto più importante quindi il settore dell'automobile sta giustamente facendo tanti sacrifici perché per parlare per scusa per risparmiare un grammo di co2 ci sono investimenti di miliardi, miliardi ma come sempre bisogna fare tutto il lavoro tutti insieme perché noi possiamo fare una piccola parte come sistema ma bisogna che anche tutti gli altri settori siano, si affrontino e soprattutto quando si parla di nuove tecnologie si deve parlare anche di come l'energia viene prodotta, di come viene poi di, viene dispersa quindi il tema non è un tema banale perché non coinvolge solamente un settore, coinvolge una, una marea catena, una, catena catena una catena di catena. settori che tutti se tutti non si muovono all'unisono Parliamo di un effetto distonico e irrealizzabile rispetto a quelli che sono i numeri che come dire, vengono presentati facilmente in delle, come dire, in delle chart che fanno molto effetto, ma che poi non verranno rispettate Allora, un'ultima domanda, perché credo che ormai sono... siamo fuori tempo, Massimo. Eh, beh, tu sei stato per tanti anni alla Ferrari, no? Eh, Formula 1, quindi che differenza c'è? Tra la Ferrari e la Lamborghini. <ride> ma in, innanzitutto sono un privilegiato perché essere in queste due aziende non è male. Io ho fatto 23 anni in Ferrari, quindi è stata una storia bellissima. Formula 1: Formula 1. Abbiamo vinto tanto, abbiamo perso le ultime gare anche negli ultimi anni, quindi difficili, ma bello. Eh, sono due aziende diverse: sono due eccellenze italiane, devo dire complementari, molto di più di quello che la gente può pensare: per tipologia di prodotto, tipologia di cliente e per il tipo di, come dire, di status che le vetture rappresentano. Quindi il fatto che in questo momento, io mi ricordo quando era la Ferrari, Lamborghini veniva. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Parliamo eh? <ride> di cose serie. Quindi il fatto che adesso anche Lamborghini faccia parte di questo patrimonio italiano, ancora in maniera più significativa, è una cosa che ci fa piacere. E quindi insieme abbiamo l'obbligo e la responsabilità di rappresentare il nostro paese eh, in giro per il mondo. Grazie, Stefano un'ultima battuta, un ricordo di Marchion, che è stato un grande manager Ferrari, tu l'hai conosciuto. E insomma, imprenditore finanziario. Io credo un grande finanziere, anche perché è stato un grande finanziere, è un'altra cosa rispetto all'imprenditore. Un ricordo e poi ti saluto. Ma, insomma, il ricordo è di una persona eh, beh, che ha fatto la differenza eh, a livello personale, eh, sul sistema del gruppo che ha rappresentato. Devo dire, grazie a lui, il gruppo Fiat eh, ha potuto continuare una storia che se no eh, sarebbe stata interrotta molto prima. È sempre stata una persona difficile, dura. Lavorarci non è stato semplice perché era molto determinato, però aveva una visione di fondo eh, molto forte. Aveva la capacità di capire quando era il momento di cambiare. L'obiettivo è di cambiare l'asticella ed è sempre stato in grado di mantenere un'attenzione e un'attenzione da parte di tutti quanti: istituzioni, eh, imprese, movimenti che anche gli erano contro, eccetera, eccetera, altissima, cosa che evidentemente solo dei grandi personaggi possono avere. E poi, come sempre, quando una persona non c'è più, è sempre. A me non piace perché è facile poi andare in una dimensione eh, emotiva, eh, però è chiaro che prendo spunto da quello che ha fatto perché adesso la, chi deve come dire, portare avanti questo lavoro non, non avrà sicuramente un lavoro facile. Quindi auguro a chi lo dovrà fare, a chi lo sta facendo, di, di poter avere lo stesso successo che, che lui ha avuto nella sua vita. Grazie, Stefano Domenicali. Grazie. Io ridò la parola adesso credo per il resto della. Il convegno a Virginia Masone. Grazie. Grazie, grazie a Stefano Domaicale e Annalisa, grazie no. a te. Grazie.